Ben approdati nuovamente sul mio canale! Finalmente torno dopo tantissimo tempo a fare un tutorial di makeup e guarda caso uno smokey eyes, dai toni autunnali, ma realizzato con una palette che è uscita più o meno alla fine o verso la fine dell'estate. Questa palette, gente, è una bomba! La sto testando e la sto follemente amando. In un paio di video che sono usciti in questi giorni mi avete visto dei look che mi sembra vi siano piaciuti e sono stati realizzati proprio con questa palette. La Tammy Pearl Revolution Tropical Twilight. Tramonto tropicale. Madonna quanto sono belli questi, gente, sono praticamente una formula cremosa. Io non ho avuto neanche bisogno di bagnarli per tirare fuori il power, perché sono già power da soli. Ancora non ho provato i glitter, ma oggi andremo a fare uno smokey eyes. E senza ulteriori indugi, andiamo a cominciare. Ho applicato la base di Anastasia Beverly Hills e adesso voglio andare ad utilizzare subito questo bellissimo giallo senape che si chiama Dusk. Se sentite dei rumori molesti di sottofondo è il mio gatto che è in piena ipercinesi, quindi apre e chiude la porta, zompa sul letto, zompa sul muro, zompa sul soffitto, fa cascare cose e non so come fermarla. La pigmentazione non sembra niente male e scarichiamo un attimino però. Per essere un giallo se la sta cavando molto bene. Invece che un pennello ampio da sfumatura ho usato un pennellino un pochino più piccolo e leggermente più denso, proprio perché volevo che il colore fosse un pochino più carico. Essendo un giallo, il giallo di solito rimane sempre un pochino trasparente. Ora voglio provare ad andare a mescolare un pizzico di Sunrise, che è un arancione, per andare leggermente a scaldare il giallo, ma proprio poco. Ora con il 2.17 di MAC mi vado a prendere Horizon, che è un borgogna cupo, e me lo metto su tutta la palpebra. Prendo un altro po' di Dusk e vado a sfumare i bordi. Questo pennello, che è un po' un pennello d'applicazione, però che quasi sembra da sfumatura, vado a prendermi Eclipse, che è un viola nero antracite con tantissimi micro glitterini. Per ora me lo vado a mettere asciutto qua. E nell'angolo esterno. Stavolta con Horizon vado ad amalgamare i due colori, e cioè Eclipse e Horizon stesso, qua. Nella piega. Con un pennellino di precisione riprendo Eclipse e mi vado ad intensificare bene l'angolo esterno. Ora voglio vedere se Eclipse mi può tirare fuori qualche perlescenza inaspettata bagnandolo.
E sicuramente sì. Non è uno shimmer di quelli power, eh? È uno shimmer cupo. Quindi normale che non sia luminosissimo, iperspecchiato. Però già così è molto molto bello. Ora ci salutiamo per base e quant'altro e ci rivediamo dopo per le ultime considerazioni. Ed eccomi qua, look completato. Questo è il mio smoky autunnale con tutti i colori dell'autunno e dell'inverno. Un po' grunge, un po' da strega, visto che siamo anche in odore di Halloween. E perché no? Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. A me piace veramente molto. Ma con questa palette ho veramente tanto tanto da dare, gente, perché ci sono dei colori che sono qualcosa di incredibile. Questi, come vedete, sono proprio cremosi. Cremosi, guardate, faccio così ed esce fuori il mondo. E poi il blu. Eccolo qua. Guardate che roba. E questi sono solo gli shimmer, perché anche i matte comunque hanno molto da dare, sono abbastanza facili da sfumare, sono stratificabilissimi e miscelabilissimi fra di loro. Qua ho fatto un bellissimo degradé dal viola al bordeaux, al quel pochino, quel pizzico di arancio, il giallo senape. Che posso dire? Io sono enormemente soddisfatta e vedrete nuovamente all'opera questa palette molto prima di quanto voi non immaginiate. Ho completato il look con questa terra di Kiko che è della collezione Green Me, che tra l'altro vi ho fatto vedere da poco e si chiama 101 Sweet Honey e mi sta piacendo veramente tanto ora che l'ho ritirata fuori. La trovo una tonalità molto adatta a questa stagione. Come blush ho finalmente ripreso in mano la mia palettina preferita di Anastasia Beverly Hills, con cui ho fatto venire praticamente la nausea, il blush trio Berry Adore. Ed ho utilizzato questo con un pizzico di questo sopra per scaldarlo un pochino. Come illuminante, sempre Anastasia, in collaborazione con Amrezy. Ti è, becca questi spicci. Non lo so. E poi come rossetto, sempre riesumando, ho utilizzato allora la matita è la 04 delle 24 ore di Deborah e il rossetto è di MAC ed è questo Antique Velvet, che è questo marrone, no, bordeaux sangue, bordeaux sanguigno. Con una punta di marrone, bellissimo, perfettamente in linea con le nuove tendenze autunno-inverno. Dunque, il mio video si conclude qui. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo look. A me piace tantissimo questo smoky. Wow, non vedevo l'ora di farlo. Ho avuto questa pensata già da 2 o 3 giorni e eccolo qua. Realizzé. Vi aspetto quindi nei commenti per impressioni, opinioni, domande di qualunque genere. Se mi volete richiedere un look che vi interessa con questa palette, perché voglio farla lavorare un po' in video. E detto questo, io vi saluto, vi si ama tutti quanti e ci vediamo al prossimo video. Miau miau.